La mostra della Fondazione MERS è la mostra che chiude un percorso di 3 tappe, che si era aperto con la performance a Runica, alla Casa della Cultura, sulle rovine della Casa della Cultura, al Polkle Centrum a Berna. La mostra riconfigura all'interno dello spazio espositivo i costumi, le scenografie e tutti gli oggetti di scena che erano stati utilizzati per la performance, in un intervento che in qualche modo mette in dialogo questi due edifici, di due realtà molto diverse tra loro, ma che in qualche modo entrambi, per ragioni diverse, rappresentano dei punti di riferimento per le comunità che in qualche modo sono cresciute intorno ad esse. Da una parte un edificio industriale degli anni 30, che comunque in un quartiere importante operaio di Torino, e dall'altra un edificio che rappresenta il più importante punto di riferimento per l'identità culturale dei cittadini di Runica. La mostra si apre con un'installazione monumentale che unisce degli elementi della scenografia della performance a dei resti delle macerie dell'edificio della Casa della Cultura a Runica. L'elemento centrale è un letto nel quale l'attore che impersonificava nella performance il sognatore che dava inizio a tutto lo spettacolo addormentandosi. Dal soffitto dello spazio espositivo si estendono in maniera organica centinaia di frammenti dell'edificio della Casa della Cultura, che ormai era ridotto in rovina prima dell'intervento dell'artista che lo ha ripulito per la performance, e alleggerendoli di quello che è il loro peso della storia, l'azione di sospenderli gli ha ridato questa leggerezza che non avevano più. Abbiamo tradotto in una mostra quello che è stata un'esperienza successa in un altro luogo, e abbiamo cercato, ho cercato di capire cosa, in qualche modo, come far viaggiare questa esperienza che viene da un luogo diverso, e come far presentare questo a un pubblico molto più ampio. Utilizzando le scenografie in legno, che erano le scenografie che di fatto costituivano i passaggi e le passerelle su cui si muovevano gli attori all'interno del teatro, Petit è riuscito a riportare all'interno dello spazio espositivo i volumi e le proporzioni dell'edificio di Runic. Viene presentato un film, e ho cercato di mettere insieme tutti i filmati e le esperienze che ho passato
un po' da solo con il luogo e la Casa della Cultura, di creare una relazione tra la memoria del luogo e la memoria delle persone. E quella esperienza che abbiamo vissuto nel 7 di luglio insieme a Runic, per creare un salto tra uno e l'altro e portare non più una documentazione di questa esperienza, ma spero di portare proprio quella emozione che si sentiva quando eravamo là, o frammenti di quella emozione. Intervenendo sui processi di costruzione della coscienza collettiva della sua comunità e di fatto intervenendo direttamente sulla realtà attraverso la performance, Petit in qualche modo voleva far scaturire una scintilla. Di fatto il titolo Shkrepetima vuol dire proprio questo, in albanese, in lingua albanese vuol dire scintilla, cioè un elemento che è in grado di muovere le coscienze. E di fatto poi questo progetto è questo che ha fatto, attraverso anche dei risultati concreti, perché l'edificio in cui è stata fatta la performance è stato posto dal Ministro della Cultura sotto protezione e quindi da ora in poi il suo restauro e la sua funzione saranno garantite in futuro.